Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di un altro fiorellino, un'altra piantina spontanea che possiamo trovare tranquillamente in maniera molto, molto semplice nei vari prati, nei vari boschi, nei sentieri che possiamo trovare durante le varie passeggiate che facciamo anche in montagna. Si chiama Silene, è molto particolare perché è un fiorellino, come vedete, simpaticissimo, fatto ovviamente in maniera molto delicata, dà proprio la sensazione che sia delicatissimo il suo bocciolo, il suo calice, lei stessa o lui stesso, perché secondo alcuni il nome Silene deriverebbe da Silenus, un nome dato nella mitologia greca a un essere semidivino che aveva rappresentato con un ventre rigonfio, un po' così come sono rigonfi i calici di questa piantina, come vedete, e da lì il chiamarlo il silene. La silene perché invece, secondo altri, discenderebbe dal greco selene, che è appunto la luna. Perché? Perché questi fiorellini si aprono fondamentalmente di notte. Se in effetti state a guardare, in questo caso invece loro sono aperti perché ormai è un po' come se avessero terminato la loro vita. Il loro donarsi agli insetti, alle api, alle farfalle notturne. In altri casi, come questi, sono ancora tutti quanti chiusi in piena giornata, proprio per questo motivo, perché i calici di questi fiori durante il giorno rimangono costantemente chiusi, si aprono invece di notte o come in questo caso sono rimasti aperti perché ormai hanno finito di donarsi alle farfalle notturne e sono un po' gli insetti a loro praticamente preferiti. Una curiosità, il fiore ha il calice detto appunto a palloncino e risulta molto difficile proprio per gli insetti riuscire a entrare a succhiare il nettare. Un certo tipo di calabrone ha inventato un metodo innovativo per potersi cibare del nettare di questi fiori e praticamente anche se di giorno questo fiorellino è chiuso, il calabrone da sotto il calice riesce a pungere e a succhiare da qui il nettare, che in teoria invece dovrebbe essere di priorità solo delle farfalle notturne per le quali la silene si apre con molto piacere e con molto desiderio. Non si conosce il suo uso in ambito erboristico e fitoterapeutico, assolutamente. Si conosce però molto le proprietà, gli usi nell'ambito culinario. Questa pianta che ha tantissimi soprannomi girando per l'Italia, ne sentiremo di parecchi, è da sempre uno degli ingredienti considerati veramente da gourmand nella cucina popolare contadina. Lo arricchisce di un gusto particolare, rende il piatto veramente innovativo, lo rende diverso dal solito, lo rende qualcosa che il nostro palato, beh, nei nostri casi potremmo dire completamente dimenticato. I nostri nonni invece o i bisnonni possono ricordarlo come veramente qualcosa di nuovo, come un gusto diverso da dare ai piatti, anche ai piatti più poveri. Il periodo giusto per la raccolta di questo di delle parti di questo fiore è fondamentalmente prima che i boccioli fioriscano. E allora voi direte, allora perché ce ne stai parlando adesso che non potremmo mai andare a raccoglierlo? Semplicissimo, perché fondamentalmente se noi andiamo a calcolare, questa ad esempio è una piantina giovanissima molto delicata che ha appunto i germogli molto molto piccoli ancora, anche se uno comincia già a iniziare la sua vita di infiorescenza. Ecco, questo è il periodo, la vita giusta per la raccolta del silene, prima che ovviamente i boccioli comincino ad aprirsi e a far uscire il loro fiorellino. Vedete le foglie come sono verdi, vedete come sono delicate, si vedono già da qui, sono veramente di una delicatezza incredibile. Questo è il periodo giusto per la raccolta, per cui siamo all'incirca all'inizio della primavera, nel mese di marzo e aprile. Dobbiamo raccogliere le foglioline, dobbiamo andare a raccogliere i vari germogli, non andremo mai a estirpare la radice.
Perché ve ne sto parlando adesso? Perché se dovesse capitare di girare per i boschi, girare per i prati incolti, lungo i bordi delle strade di montagna, tendenzialmente il silene è proprio in queste zone che cresce e cresce in maniera veramente cospicua, cioè fa proprio dei grandi massi. Se c'è una silene ce ne sono tantissime altre. Però è facile riconoscerla adesso, quando ovviamente è già col fiore bocciato, con questi calici belli. Gravidici di fiore, se vogliamo chiamarli in questa maniera, ma ha una particolarità. Lì dove si è trovata bene quest'anno, lì dove è cresciuta quest'anno, sicuramente la ritroverete anche l'anno prossimo. Per cui andate a fare delle passeggiate e trovandola adesso non raccoglietela perché non vi serve a nulla, proprio perché, come già detto precedentemente, ai fini erboristici, fitoterapici non è conosciuta alcuna sua proprietà, ma è molto buona nell'ambito culinario, solo che va raccolta proprio nel periodo marzo-aprile, quando le sue foglioline sono verdissime e i germogli sono molto molto piccoli. Per cui ricordatevi dove l'avrete trovata durante le vostre passeggiate fatte in questo periodo dell'anno e fate mente locale. L'anno prossimo, nella prossima primavera, andate a raccoglierla, perché credetemi, è considerata una vera leccornia utilizzata nei vari piatti, per cui cruda in insalata, messa sempre cruda nelle frittate, oppure ottima lessata con pochissima acqua, inserita nelle torte salate, come condimento leggero nella pasta, come condimento sempre nei risotti, anche come ripieno insieme col formaggio dei ravioli fatti in casa, oppure lavorata con farina piuttosto che con patata per farne dei gnocchi veramente molto goduriosi, credetemi. Può essere inserita nelle minestre insieme con altre verdure per fare appunto le minestre di stagione, di tarda primavera, se vogliamo. In centro Italia è usata lessata come contorno d'accompagnamento alle lumache. Invece, una ricetta particolare che arriva dalla Puglia, ce la racconta con i suoi germogli e anche con qualche fogliolina, sbollentati in acqua, ma una cosa velocissima. Tritati grossolanamente e poi uniti all'uovo sbattuto, al quale sarà ovviamente andato a inserirsi un pizzico di sale e del pecorino o del grana e del pepe. Con questo preparato si fanno delle polpette che si andranno poi a far friggere e diventa veramente un piatto da street food molto gustoso, molto gudurioso. Mangiato come verdura cotta è consigliata solo con l'aggiunta di un olio extravergine di oliva, pochissimo sale e senza aceto. Questo per non andare a soffocare il gusto molto delicato del silene stesso. Un'ultima ricetta che vi voglio dare è una ricetta tipicamente brianzola ed è la preparazione di un riso molto veloce, per cui la cipolla fatta sfrigolare leggermente, la manciata di riso tostato e poi con l'aggiunta del brodo vegetale portato piano piano a cottura. Solo alla fine, quando mancano gli ultimi 2 o 3 minuti comprensivi di mantecatura, solo in quel caso si vanno a buttare le foglioline fresche e i germogli freschi di silene e lasciati cuocere per questi ultimi 2 o 3 minuti, perché sono più che sufficienti per dare la giusta cottura a questa pianticella senza rovinarne il suo gusto. Si serve tranquillamente con un po' di parmigiano reggiano ed è veramente un piatto incredibile al palato. Sentirete qualcosa di unico, di diverso dal solito, che ci riporta un po' indietro nel tempo ad una conoscenza contadina, ma a un gusto in cucina che forse noi stessi abbiamo dimenticato. Vi ho fatto venire fame? Io spero proprio di sì. Bene, oggi col Silene non abbiamo parlato di malattie, non abbiamo parlato di disturbi, non abbiamo parlato di aiuto che ci arriva dalle erbe spontanee legate a un nostro benessere fisico. Ma credetemi, cosa c'è di miglior benessere se non la conoscenza contadina in cucina fatta con qualcosa di veramente povero, ma di gran gourmet, come può essere l'inserimento di questi amanti.
della natura, perché tanto lo sono al punto che si danno a noi adesso, ma l'anno prossimo noi li ritroviamo sempre lì, nello stesso posto, come degli amanti che si rincontrano e si danno appuntamento ogni anno. E noi ogni anno, in primavera, a marzo, aprile, sapremo che li ritroveremo lì e lì potremo andare a raccoglierli per gustare qualcosa di veramente unico. Buon appetito! Ci vediamo al prossimo appuntamento con la prossima Erba spontanea.